Dottor Cortese, ci siamo, è possibile anche quest'anno per i contribuenti presentare il 730 precompilato, un importante strumento di aiuto ai cittadini? Sì, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente dai cittadini entro il 24 luglio. È una modalità di presentazione molto semplice e che quest'anno vede ulteriormente arricchita la banca dati. In particolare per le spese mediche sono state introdotte ulteriori integrazioni, penso ai farmaci da banco che l'anno scorso potevano non essere inclusi e che quindi danno sostanzialmente una casistica molto, molto ampia degli oneri per cui il contribuente può ricevere una detrazione d'imposta. È stato sicuramente un impegno notevolissimo, pensi che sono stati utilizzati circa 700 milioni di documenti per le spese mediche per un ammontare complessivo economico di oltre 29 miliardi di lire, quindi lo sforzo che l'agenzia ha fatto è quello di dare al cittadino una dichiarazione quanto più possibile completa per i dati che danno diritto alle detrazioni d'imposta. È il terzo anno che è possibile presentare la precompilato. Un bilancio degli anni precedenti in merito al precompilato? Ma sicuramente come terzo anno possiamo dire che il risultato è positivo, quantomeno c'è una forte attenzione su questa modalità di presentazione, i numeri sono sostanzialmente in crescita e quindi questo ci lascia ben sperare che anche nel futuro la percentuale di contribuenti che utilizzeranno questa modalità di presentazione sia ulteriormente incrementata. Tra l'altro c'è da dire che il modello può essere presentato anche il modello redditi, quindi non solo il modello 730, ma l'amministrazione ha messo a disposizione anche quello che prima era il modello unico, oggi si chiama modello redditi, quindi anche se si hanno delle tipologie di reddito che non sono, per i quali non è utilizzabile il modello 730, il cittadino troverà il modello redditi precompilato e quindi potrà avvalersi anche di questo strumento. Dottor Cortese, ricordiamo ai telespettatori di Televomero chi può presentare il precompilato. Sembra una banalità, ma talvolta è anche difficile capire chi può farlo. Ma sicuramente il modello 730 è nato per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, a cui possono affiancarsi altre tipologie di redditi, quali fabbricati, redditi occasionali. Ovviamente sono esclusi i titolari di redditi di imprese e di lavoro autonomo, per i quali la partita IVA inibisce l'utilizzo di questo modello. Quindi sostanzialmente è una tipologia di modello che è diretta ai dipendenti, lavoratori dipendenti e ai pensionati. Dalle esperienze precedenti, quali sono le difficoltà maggiori che il contribuente ha nel compilare il precompilato? Ma le difficoltà maggiori sono legate al fatto che sicuramente la normativa fiscale italiana è molto complessa. In quest'ottica quindi c'è da dire che l'Agenzia delle Entrate, oltre ad aver predisposto una procedura molto molto semplificata, si è fatto carico anche di diffondere una sorta di, chiamiamola, cultura tributaria. In particolare mi preme rappresentare come insieme alla consulta dei CAF è stata predisposta una corposa circolare, la numero 7 del 2017, in cui sono state esplicitate tutte le tipologie di oneri per i quali è possibile fruire una detrazione d'imposta. Ma visto anche la mole di quella circolare, oltre 300 pagine, da poco tempo è stata messa in linea una guida proprio per il cittadino in cui in 30 pagine, una guida esplicativa, sono illustrate tutte le tipologie di spese mediche per i quali è possibile fruire una detrazione della detrazione d'imposta. Quindi, come dire, l'agenzia da un lato sta predisponendo applicativi sempre più semplificati e dall'altro sta mettendo il cittadino nelle condizioni di poterli compilare da sé con delle guide illustrative che spiegano come va compilata la dichiarazione dei redditi. Allora, il contribuente potrebbe aver paura di commettere un errore perché poi non sa qual è la sanzione cui va incontro. Allora? Ma sugli errori io sarei assolutamente tranquillo perché la normativa fiscale è stata molto molto semplificata, nel senso che il cittadino può ravvedersi in qualunque momento, anche laddove avesse commesso un errore, un'omissione nell'ambito della dichiarazione presentata, può presentare una dichiarazione integrativa con cui va a correggere o rettificare la dichiarazione precedentemente presentata.
chiaramente la sanzione sarà notevolmente ridotta in ragione del tempo che intercorre tra la dichiarazione principale e quella che poi integrativa, la dichiarazione integrativa. Quindi non c'è nessun timore di sbagliare, perché anche laddove dovesse sbagliarsi è possibile ravvedersi secondo quelle che sono le modalità previste dalla legge. Quindi. Lei ha la possibilità di dare 3 consigli concreti ai telespettatori di Televomero che stanno seguendo questa intervista. Ma sicuramente quello di approcciarsi personalmente al modello dichiarativo, perché, ripeto, l'agenzia è ha molto semplificato sia la procedura sia le modalità di compilazione. Non preoccuparsi di eventuali errori o omissioni che dovessero essere commessi, perché c'è la possibilità di ravvedersi, e laddove ci dovessero essere comunque dei dubbi, delle perplessità, rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Addirittura noi abbiamo attivato presso ogni ufficio territoriale un corner dove è a disposizione del cittadino un computer che può essere utilizzato dal cittadino, appunto, andando in ufficio con l'assistenza di un nostro operatore. Quindi l'agenzia sta facendo di tutto per stimolare l'utilizzo di questo applicativo e per mettere il cittadino nelle condizioni di poterla presentare da sé la dichiarazione. In conclusione, un fisco più amico del cittadino, l'Agenzia delle Entrate non più un nemico assolutamente da combattere. Ma l'Agenzia non è mai stata nemica di nessuno, l'Agenzia dell'immaginario collettivo, nell'immaginario collettivo forse sì, nella realtà delle cose no, ormai sono anni che anche con la riforma delle sanzioni tributarie, con la riforma, con le varie riforme che ci sono state, dove l'amministrazione ha sempre cercato di mostrare un volto amico compatibilmente con la difficoltà di un sistema tributario che inevitabilmente esiste, però diciamo che l'approccio che noi abbiamo avuto, che i nostri colleghi quotidianamente hanno quando si raffrontano col contribuente, è sicuramente un approccio non conflittuale. Il nostro compito è quello di mettere il cittadino nelle condizioni di poter pagare le imposte che deve per legge. Per fare questo abbiamo tutta una serie di strumenti, dall'assistenza presso gli sportelli alle istanze di interpello che vengono rappresentate alla direzione regionale, per far sì che il cittadino compili la sua dichiarazione in assoluta tranquillità e senza temere alcuna sanzione da parte dell'agenzia. Dottor Cortese, noi la ringraziamo infinitamente per la sua disponibilità e per aver permesso ai nostri telespettatori di capirne di più sul precompilato, ma adesso dalle parole passiamo ai fatti, vediamo concretamente cosa deve fare il contribuente. Il contribuente deve semplicemente collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate. Appena si apre la schermata, lei vede ci sono varie opzioni. Questo perché per accedere alla precompilata è possibile utilizzare varie chiavi di accesso. Quella Fisco Online, che è le password rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, ma anche altre possibilità, quali ad esempio quella dei codici della credenziale INPS, laddove si disponga del codice dispositivo, attraverso lo SPID, che è un sistema pubblico dell'identità digitale, quindi laddove il cittadino dovesse essere in possesso di queste chiavi di accesso può tranquillamente accedere tramite lo SPID. Una volta fatta la scelta, si entra a seconda della chiave di accesso, si inserisce il codice fiscale, la password e il PIN e ci si trova di fronte alla dichiarazione precompilata. Noi accettiamo il contributo del vostro tutorial, che così lo mostriamo ai nostri telespettatori. Vi lasciamo dunque a questo tutorial. Sì. Grazie infinite ancora. Arrivederci, dottor Cortese. Grazie a lei, arrivederci. Oggi vi presentiamo la dichiarazione precompilata 2017. Molti più dati sulle spese sanitarie. Ad esempio quest'anno ci sono anche i farmaci e le spese per le prestazioni degli ottici e degli psicologi, le spese veterinarie, i dati sulle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, l'applicazione web fruibile anche da coloro per i quali non è disponibile la dichiarazione precompilata, per esempio l'erede che deve presentare la dichiarazione della persona deceduta, la possibilità di consultare e, se necessario, correggere anche la dichiarazione precompilata 2016, purché l'abbiate inviata tramite l'applicazione web. Sono queste le principali novità della dichiarazione precompilata 2017. Dal 18 aprile potete visualizzare la vostra dichiarazione precompilata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
dal 2 maggio potete accettarla o integrarla e poi inviarla. Per accedere al modello potete utilizzare il codice PIN per i servizi telematici dell'Agenzia. È possibile accedere anche con la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, con il PIN dispositivo dell'INPS o con SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale, oppure con le credenziali Noi PA per i dipendenti della pubblica amministrazione. In alternativa, ma solamente per il modello 730, potete delegare il vostro sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato. Una volta effettuato l'accesso, potete controllare nel dettaglio tutte le informazioni utilizzate per precompilare la vostra dichiarazione. Prima di visualizzarla, scegliete il modello che vi interessa, tra il 730, redditi persone fisiche web e redditi persone fisiche online. Se avete dei dubbi, l'applicativo vi guiderà nella scelta. A questo punto potete visualizzare la vostra dichiarazione precompilata. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito di assistenza alla dichiarazione precompilata.